Buonasera, bentrovati alla terza edizione del TG6 che apriamo con la cronaca giudiziaria, giornata di interrogatori di garanzia al Tribunale di Pescara oggi, dove davanti al GIP Gianluca Sarandrea sono comparsi i sei arrestati nell'ambito dell'inchiesta Earthquake su presunte mazzette negli appalti post-sisma del 2009. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Sono sfilati ad uno davanti al GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea le sei persone arrestate delle 12 complessivamente indagate nell'ambito dell'inchiesta Earthquake, che ha portato alla luce un presunto sistema di spartizione degli appalti pubblici legati alla ricostruzione post-terremoto del 2009 nei comuni di Bugnara in provincia di L'Aquila e Bussi sul Tirino in provincia di Pescara. Uno degli interrogatori più attesi era quello di Angelo Melchiorre, 61 anni, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Bussi, ma soprattutto a capo dell'ufficio per la ricostruzione numero 5. Melchiorre però ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, come ha precisato il suo avvocato Lino Sciambra, perché al momento la difesa ha solamente potuto prendere visione dei capi di imputazione. Sciambra ha detto che il suo assistito è pronto a parlare con i magistrati, carte dell'inchiesta alla mano, ma nel frattempo ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi in modo da agevolare una eventuale revoca degli arresti domiciliari disposti dal GIP. Noi difensori abbiamo richiesto la revoca della misura cautelare, ritenendo sulla base della semplice analisi dei capi di imputazione, ritenendole non sussistenti perché comunque sono riferite a fatti del 2011, del 2012 e del 2013, fatti che si sono verificati 3 anni or sono e che per i quali la misura cautelare è stata richiesta e applicata oggi. I reati contestati sono tali in funzione del fatto che il Melchiorre comunque rivestiva le cariche di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Bussi e di responsabile dell'UTR. Della facoltà di non rispondere si è avvalso un altro degli uomini chiave secondo le indagini della forestale coordinate dai PM Mantini e Di Serio. L'ex colonnello dell'esercito Giampiero Piccotti, 80 anni, la mente umbra che avrebbe architettato tutto il sistema denominato Piano Abruzzo, al fine di gestire e dividere tra tecnici ed imprese i circa 29 milioni di euro degli appalti, tra cui anche quello della scuola di Bugnara. Stesso copione anche per Emilio Di Carlo, direttore dei lavori e progettista degli aggregati 43 e 45 del comune di Bussi, che però si è dichiarato innocente rispetto alle accuse, che a vario titolo sono di associazione per delinquere, corruzione, concussione, turbativa d'asta e falso in atto pubblico. C'è chi però ha scelto di difendersi. Marino Scancella, 65 anni, architetto formalmente incaricato della progettazione dell'aggregato numero 30 del comune di Bussi, e Angelo Riccardini, 55 anni, tecnico ed ex consigliere comunale di Gubbio. Entrambi hanno risposto alle domande del GIP. Così, al termine dell'interrogatorio, l'avvocato di Riccardini, Mario Monacelli. Lei sa che non posso riferire sul contenuto delle domande e le risposte date. Le dico che si è dichiarato estraneo a questa vicenda in maniera totale, spiegando le sue motivazioni. Estraneo alla vicenda nel senso che lui ha svolto un ruolo tecnico, questo lo ha chiarito. Estraneo al sistema, lui non sa nemmeno di quale sistema si parla per quello che ha svolto. Ultimo ad essere ascoltato dai magistrati Stefano Roscini, altra figura centrale secondo le carte dell'inchiesta. L'imprenditore edile perugino a capo del consorzio Gescom subito dopo l'arresto aveva annunciato di voler chiarire la sua posizione davanti ai magistrati e di voler spiegare loro anche il pizzino contenuto nelle carte di Earthquake che per i pubblici ministeri sarebbe la rappresentazione grafica dell'organizzazione del Piano Abruzzo. E parliamo ancora del post-sisma perché avrebbero percepito indebitamente fondi per riattivare l'attività producendo dichiarazioni fittizie e false perizie attestanti l'entità dei danni subiti a causa del sisma, ma a 7 anni e mezzo dal terremoto sotto inchiesta sono finite 3 persone con l'accusa di truffa ai danni dello Stato. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di L'Aquila, diretto dal colonnello Sergio Aloia, ha eseguito un sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti di disponibilità finanziarie, beni immobili e quote societarie per un valore di 827.000 euro nei confronti dei 3 e di una società operante nel settore della tecnologia informatica. La società ha beneficiato di contributi sia comunitari percepiti nell'ambito dei fondi strutturali PORFESR 2007-2013 sia nazionali erogati dai comuni di L'Aquila e Fossa a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito del terremoto. La misura scaturisce da una segnalazione
inoltrata alla Procura regionale della Corte dei Conti Abruzzo al termine di un'articolata attività conclusa nel 2015 dai militari delle Fiamme Gialle e coordinata dalla Procura della Repubblica di L'Aquila. E cambiamo pagina. Sull'arrivo di nuovi profughi nella provincia di Pescara, il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri chiede risposte chiare alla regione. Consigliere Sospiri, oggi avete presentato delle proposte per quanto riguarda la presenza di immigrati in Abruzzo, tra l'altro avete anche parlato della presenza di queste persone nei piccoli centri della provincia di Pescara e non solo, con gli amministratori che vengono informati praticamente al momento di tutto questo. Allora, se sono immigrati, intanto sono immigrati clandestini e se devono tornare a casa loro. Se sono presunti profughi, allora parliamo di quello che sta avvenendo. Noi abbiamo presentato 4 proposte di legge che hanno questo obiettivo, sono molto sintetico e schietto: interrompere il business che fanno i privati sul fenomeno immigrazione, richiamare la Regione Abruzzo al mantenimento dei suoi compiti istituzionali, che vuol dire coordinare e rendere trasparente il fenomeno e non farlo scaricare sulla responsabilità di sindaci di medie, piccole, piccolissime città e paesi della nostra provincia, ma della nostra regione, che quali mezzi dovrebbero avere per contenere questo fenomeno. La Regione Abruzzo fa finta di niente, se ne frega, non so perché, se perché poi chi partecipa a questi bandi sono cooperative da un colore molto chiaro, molto chiaro, ovvero rosse, o sono le stesse istituzioni regionali benefiche come l'IPAB a cui la Regione non trasferisce soldi e quindi fanno quadrare il bilancio sui presunti profughi. Ma questo è un fenomeno che non si regge più, non si regge più per la situazione di Monte Silvano dell'Excelsior, dove ce ne sono troppi in un albergo che non è in grado di ospitarlo e che non li dovrebbe ospitare perché non è nelle condizioni di ospitarlo in un quartiere preferenziale residenziale, ma non si regge nei paesi della provincia di Pescara, dove magari arrivano 25 presunti profughi a Vestea o a Pianella o a Moscufo o a Turri Varignani dal giorno e dalla notte, perché c'è un imprenditore, non so neanche se definirlo così, molto cinico, che fa affari su stipare più gente possibile. E ora parliamo del lutto che ha colpito l'imprenditoria abruzzese e teramana, perché la famiglia di Gian Domenico Di Sante, scomparso ieri all'età di 80 anni, ha deciso di allestire la camera ardente nell'abitazione di famiglia a San Nicolò. Incessante il viavai di persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta il cavaliere. I funerali si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, sempre a San Nicolò. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Tantissima gente sfila in silenzio davanti al feretro di Gian Domenico Di Sante per un ultimo saluto. Per tutti era il presidente, un uomo buono di altri tempi che ha saputo costruire dal nulla e da solo una fortuna economica nel campo della vendita e produzione dei mobili. Mio padre era un umile artigiano, gli piaceva ripetere, e io non lo dimentico. Se ne va a 80 anni a causa di una brutta malattia che non gli aveva però impedito di lavorare fino alla fine. Nella sua casa di San Nicolò a Tordino, alle porte di Teramo, la famiglia ha voluto allestire la camera ardente per permettere alla sua gente, persone umili, come piacevano a lui, amici, politici e dipendenti, di andarlo a trovare ancora una volta. Nel corso della sua vita ha ricoperto un'infinità di incarichi, come politico nelle fila della Democrazia Cristiana, per 30 anni presidente della Banca Popolare, che ha traghettato nel gruppo Intesa San Paolo, presidente della Confcommercio e fino ad oggi della Camera di Commercio di Teramo. Confcommercio, beh, devo dire, è stato un autorevole riferimento, un faro soprattutto, che ha cercato di conferire in alcuni anni e soprattutto in questi ultimi che ci stanno avvicinando a dei processi anche di fusione, di integrazioni, per noi è stato un valore aggiunto. Profondo il cordoglio espresso a nome della sua banca Intesa San Paolo dal direttore regionale Luca Severini, che ricorda il presidente Di Sante come protagonista dello sviluppo del territorio. Come lo ricorda il cavaliere Di Sante? Lo ricordo innanzitutto con grande affetto, come una persona sempre presente, una persona generosa, di grande generosità, una persona poliedrica che ha fatto tanto per questo territorio, ha fatto tanto per questa città e non solo per questa città. Gian Domenico Di Sante se ne va da questa vita umilmente, come ha sempre vissuto. Lascia la moglie Margherita, i figli Attilio, Tiziana, Marcello e gli amati nipoti. Sono loro la mia vera ricchezza, diceva a tutti, il resto non conta. E gli occhi gli brillavano. E ora siamo alla pagina politica, ci spostiamo all'Aquila perché in vista delle elezioni amministrative del 2017 l'onorevole di Forza Italia Fabrizio Di Stefano chiede unità di intenti agli alleati della coalizione. Giorgio Alessandri.
sintesi tra le varie anime della coalizione, ma anche degli stessi partiti. È questa, tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra, la parola chiave che viene ripetuta dai diversi esponenti interpellati sulle amministrative per il Comune dell'Aquila del 2017. Nel centro-sinistra la situazione è ancora tutta in fieri, nel centro-destra invece c'è già un candidato, Luigi Deramo con noi con Salvini, e un altro che potrebbe a breve annunciare la sua discesa in campo, l'ex sindaco di Villa Sant'Angelo per Luigi Biondi, che verrebbe appoggiato da una serie di liste civiche, oltre che, molto probabilmente, anche da Fratelli d'Italia e Casa Pound. E Forza Italia? Difficile che rimanga a guardare. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il comitato comunale ed è iniziato un percorso che porterà alla primavera del prossimo anno, se con un candidato proprio o di coalizione, lo abbiamo chiesto all'onorevole Fabrizio Di Stefano, uno dei leader del Partito Azzurro in Abruzzo. Ma io guardo ovviamente con estrema positività questa vivacità, finalmente vivacità del nostro ambiente qui sull'Aquila. Lo abbiamo sollecitato, lo abbiamo sperato e finalmente c'è qualcosa che si muove. La candidatura finale sarà un qualcosa che verrà accaduta. Oggi l'importante è creare un progetto politico condiviso da parte di tutte le anime del centrodestra e non solo del centrodestra, di colloquiare con quei grandi strati di popolazione che magari non sono inquadrabili nei partiti politici ma che seguono con attenzione le dinamiche specie amministrative della città per offrire un'alternativa all'Aquila, un'alternativa necessaria visto che a mio avviso questa amministrazione, lo dimostra la quotidianità, non ha dato le risposte che invece i cittadini si aspettavano e che il territorio e la città meritavano. Per quanto riguarda la candidatura, io mi sono sempre speso perché anche il centrodestra ricorresse, qualora non dovesse trovare condivisione su un'unica candidatura, allo strumento delle primarie, ma prima ancora di arrivare a questo io credo che vada la pena di scandagliare il più possibile il tessuto sociale aquilano per verificare se al di là di chi ormai è perfettamente inserito nel discorso politico cittadino, se ci sono anche altre figure professionali di qualità e di competenza che vogliano provare a dare il proprio apporto per il rilancio della città. 4 giorni di confronto serrato sul futuro culturale di Teramo, istituzioni, associazioni, artisti, intellettuali, tutti riuniti per la prima volta nella nuova sala dell'Ipogeo. Sono gli Stati Generali della Cultura, un'iniziativa del comune teramano che durerà fino al 22 ottobre. L'Ipogeo, la navetta spaziale atterrata un giorno di 3 anni fa a Teramo in piazza Garibaldi, si rivela finalmente ai cittadini per ospitare gli Stati Generali della Cultura. Un'iniziativa megagalattica indetta dall'amministrazione comunale che per 4 giorni ha invitato associazioni, artisti, operatori ed intellettuali a condividere idee e progetti culturali per la propria città. La prima giornata è dedicata al disegno con il coinvolgimento degli architetti che avranno modo di ripensare appunto la spazialità del capoluogo teramano. È soddisfatto di questa partecipazione? Lei che cosa si aspetta realmente? Io sono soddisfattissimo che gli attori culturali, la vita vera culturale, l'energia che viene proprio dall'associazionismo, dal territorio è presente a Teramo, non è stata massacrata. C'è molta creatività, voglia di mettersi in gioco e voglia di collaborare con il territorio. Come farà poi a raccordare tutte queste idee? Beh, c'è un metodo scientifico predisposto che normalmente si usa nelle comunità scientifiche, nei consessi in cui bisogna sintetizzare idee e concetti complessi. Poi questo materiale è la base su cui lavorare successivamente venerdì, presentarlo sabato alle istituzioni per rendere conto di quello che è successo a Teramo. 4 giorni per riprogettare la cultura del futuro a Teramo, una città che sembra aver perso la propria identità culturale e che ha bisogno di ritrovarla al più presto. Un ruolo importante in questa rinascita lo ha svolto e lo svolge la Fondazione Tercas, che ha sostenuto economicamente l'evento. Se la Fondazione ha come compito quello di valorizzare la cultura e quindi di destinare delle risorse finanziarie al settore culturale, è anche importante però che si pongano davanti una serie di opzioni, di idee nuove, di modelli che possono essere poi sviluppati.
110 bimbi fuori dai nidi comunali di Pescara, questa la denuncia oggi in conferenza stampa del coordinatore cittadino di Forza Italia, Guido Cerolini Forlini. 110 bambini sono fuori dagli asili nido comunali, questa la denuncia che avete lanciato questa mattina in conferenza stampa, un problema che nasce da lontano. Sì, purtroppo sì, un problema che nasce da lontano, che si è verificato, si è realizzato concretamente dal 1 settembre, quando i 7 asili nido comunali hanno riaperto i battenti e soltanto 160 bambini hanno potuto accedere. È chiaro, questi 110 bambini si trovano oggi in difficoltà con le loro famiglie, perché debbono rimanere a casa, se sono fortunati con un nonno o con una nonna, oppure debbono ricorrere alle spese di una babysitter. Quindi noi oggi abbiamo di nuovo riproposto quello che fu il nostro cavallo di battaglia allora nel 2009, negli anni successivi, quello del progetto Nido per Tutti. L'invito che facciamo alla Giunta Alessandrini è quello di comprendere l'importanza, la valenza sociale di poter far accedere tutti i bambini di Pescara in questa fascia d'età da 0 a 3 anni all'interno dei nidi comunali e privati, e quindi riaprire, adesso che stanno in fase di edizione del bilancio di previsione, un capitolo di bilancio apposito a favore di questa problematica. Questa è la nostra speranza e l'invito che facciamo sia al sindaco Alessandrini ma anche all'attuale assessore al bilancio. Cambiamo ancora pagina, lavori degli studenti di architettura dell'Università di Camerino sono in mostra a Teramo, nei locali dell'Arca, nelle tavole. I ragazzi hanno cercato di fornire risposte allo sviluppo urbanistico della città. Qual è la destinazione urbanistica di Teramo? A questa domanda cerca di dare una risposta la mostra Progetti per Teramo, 12 tavole con altrettanti lavori su aree strategiche della città curati dagli studenti e dai laureandi della Facoltà di Architettura dell'Università di Camerino, che così si aprono al giudizio della cittadinanza. E quindi abbiamo individuato tre aree che si trovano sul fronte sud del Teramo, del centro storico di Teramo, cioè un'area Porta Romana, l'area dell'ex stadio, è l'edificio del mercato coperto attualmente sottoutilizzato. Perché abbiamo fatto questo? Perché abbiamo pensato che queste tre aree, per la loro prossimità al fiume Tordino, potessero costituire delle nuove piccole centralità in grado di ritornare su un tema tradizionale del filiere corte del cibo. La mostra organizzata dall'Ordine degli Architetti di Teramo ed allestita nei locali dell'Arca è frutto di un rapporto di collaborazione tra l'Università di Camerino e il Comune di Teramo, che hanno sottoscritto un apposito protocollo d'intesa, garantendo alla città a costo zero un'attività di ricerca urbanistica importante per lo sviluppo futuro. Quindi l'obiettivo è quello di tirar fuori ipotesi anche molto differenti sui medesimi contesti. Questo credo possa essere un arricchimento per una riflessione che spero porteremo avanti con questa tavola rotonda di venerdì prossimo, e che possa essere anche di stimolo, di aiuto non solo per l'amministrazione, per le scelte future, ma anche per la stessa comunità teramana. Taglio del nastro per il nuovo polmone verde di L'Aquila a ridosso della fontana delle 99 cannelle, da oggi aperto al pubblico il Parco delle Acque. Filippo Tronca. Circa 2000 metri quadrati di selva impenetrabile, abbandonata da tempo immemore, sono diventati un nuovo polmone verde dell'Aquila. Il Parco delle Acque, che sovrasta il Borgo Rivera, il quartiere che ospita la celebre fontana monumentale delle 99 cannelle. Oggi il taglio del nastro con l'assessore comunale Maurizio Capri. Al posto dei rovi e delle erbacce ci sono ora prati verdi, vialetti, panchine staccionate, aiuole fiorite. In sottofondo il suono rilassante, avvolgente dell'acqua che scorre. Costo dell'intervento 600.000 euro, di cui 500.000 per gli espropri dei terreni privati. Ed è solo l'inizio, un secondo step dei lavori trasformerà in parco urbano altri 3.000 metri quadrati dell'area adiacente, abbandonata anch'essa da decenni, dove c'è anche un'antica conceria dal grande valore storico. In prospettiva il comune intende poi dare in gestione tramite bando ad un'associazione la gestione del parco.
finalmente il taglio del nastro? Sì, diciamo che il taglio del nastro è il taglio del nastro di una parte del parco. Noi abbiamo questo parco, che è un parco che si estende per circa 6.000 metri quadrati e noi l'abbiamo acquistato come Comune dell'Aquila interamente. Questa parte che inaugureremo oggi è una parte che per circa la metà, anche un po' meno della metà, mentre c'è tutta un'altra parte che è la parte superiore che si può vedere da qui, dove c'è una vecchia conceria, ci sono anche altre infrastrutture e diciamo che è anche un sito di interesse probabilmente archeologico, quindi dove noi stiamo già facendo delle ricerche, stiamo facendo già dei lavori per poter appunto per poter prevedere un secondo lotto dei lavori. Per creare soprattutto in questa congeria c'è una struttura ricettizia, quindi vedremo un po' di che cosa si tratta, che cosa riusciremo a fare e soprattutto per valorizzare al massimo quest'area che, come sappiamo tutti, è l'area della Rivera, l'area delle acque. Il parco si chiama il Parco delle Acque perché insomma la stessa acqua che alimenta le 99 cannelle è un'acqua sorgiva che esce da tutte, qui l'acqua esce da tutte le parti, se possiamo vedere anche sulle mura esce acqua, quindi è un parco che va a valorizzare proprio l'acqua, va a valorizzare anche la natura. Allora, questo intervento è costato circa 600.000 euro, ma la maggior parte dei soldi, circa 500 e qualcosa, è stato speso per gli espropri, perché questa era tutta un'area di interesse tutta privata, quindi non era pubblica, e abbiamo dovuto acquisire tutta l'area al comune, quindi abbiamo speso 500.000 euro per gli espropri. Il resto, per quanto riguarda il resto, insomma, è stato un impegno di poca spesa. Parliamo ancora di ambiente e natura con la stagione positiva estiva che si è conclusa da poco per le grotte del Cavallone e per il suo comprensorio. Tante le iniziative poste in calendario anche per le prossime settimane, come ha spiegato ai nostri microfoni il sindaco di Taranta Peligna, Di Martino. Con il sindaco di Taranta Peligna parliamo delle grotte del Cavallone, questo gioiello naturalistico d'Abruzzo, presenze in aumento, tante iniziative anche per le prossime settimane. Esatto, noi abbiamo confermato, nonostante abbiamo avuto problemi iniziali per difficoltà gestionali dell'impianto funiviario, ma siamo riusciti ugualmente a superare le 10.000 presenze, che era l'obiettivo massimo a cui avremmo voluto pervenire anche per quest'anno. A fine mese, in occasione di Abruzzo Open Day, ci sarà un'apertura straordinaria non solo della grotta del Cavallone ma anche di tutte le emergenze carsiche presenti sul territorio regionale. Abbiamo istituito una sorta di iniziativa che si chiama Grotte Day, appunto in quei giorni saranno facilitati gli accessi con tariffe veramente molto vantaggiose. Noi abbiamo, diciamo così, come emergenze naturalistiche sicuramente quella più importante in termini di indotto e in termini di ricavi relativi proprio alle grotte stesse. Noi abbiamo 260.000 euro di entrate per funivie e grotte, oltre 100.000 euro sono stati spesi sul territorio in termini di ricezione turistica, di ristorazione e di artigianato locale. Siamo così arrivati alla pagina sportiva che apriamo con il calcio per parlare del Pescara che si prepara alla gara di domenica alle 12.30 in casa dell'Udinese, gara importante contro una diretta concorrente, oggi doppia seduta per i biancazzurri. Ricordiamo che a Udine non ci sarà Coda che è squalificato, tornerà dopo i due turni di stop Zampano, non ci saranno neanche Ghiomber, Manai e probabilmente Crescenzi, mentre quasi certamente sarà disponibile Verre. Oggi vi avevamo proposto nella prima edizione del nostro telegiornale l'intervista con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, questa sera andiamo ad ascoltare l'ex di turno Simone Pepe. Comunque stiamo lavorando bene, naturalmente la Serie A sapevamo che non era facile, però penso che abbiamo tutte le carte in regola per poter vincere domenica 1. È quella bianconera, una squadra con tantissimi giovani, moltissimi stranieri, un ambiente anche abbastanza caldo con il nuovo stadio, quello di Udine, gara difficile con una formazione che ha messo in difficoltà anche la Juventus. No, sicuramente hanno fatto una buona partita domenica sera, io l'ho vista, sono una buona squadra, hanno tanti giocatori stranieri, per cui comunque è un piccolo vantaggio per noi, perché secondo me per fare bene comunque in Italia ci vogliono sempre uno zoccolo di giocatori italiani, e visto che noi ne abbiamo 4-5 di esperienza, magari qualcuno è anche straniero, però comunque tanti anni che in Italia, possiamo sfruttare questa cosa. Comunque è una partita difficile, speriamo che il Pescara riesca a portare a casa i punti. Beh, è una città che mi ha dato veramente tanto, lì ho cominciato a giocare ad alti livelli, lì sono andato in nazionale, lì ho giocato in Coppa UEFA, lì insomma
una città che mi ha dato tanto, una società che mi ha dato tanto. Ma un'accoglienza che è quella che ho sempre avuto in questi anni, mi hanno sempre voluto bene, e io ho ricambiato il bene e impegnandomi in campo e dando tutto, e penso che questa sia l'accoglienza. Noi parliamo ancora di Serie A e del Pescara, perché sono state rese note le motivazioni per le quali la Corte Sportiva d'Appello ha rigettato il ricorso del Sassuolo per la gara con il Pescara, confermando lo 0-3 a tavolino per i biancazzurri inflitto dal giudice sportivo. Il ricorso è stato infatti giudicato infondato per due dei tre punti sul quale era strutturato, circa il terzo aspetto, secondo il quale il Sassuolo aveva effettuato la comunicazione del tesseramento del calciatore Antonino Ragusa attraverso il sistema Extranet. La Corte ha precisato che questa modalità non è affatto sostitutiva della PEC, che è l'unico modo previsto dal regolamento per effettuare comunicazioni circa la cosiddetta lista dei 25 eleggibili per le partite di campionato. In questo punto, peraltro, la società Sassuolo ammette di non aver trasmesso a mezzo PEC la comunicazione della modifica della lista dei 25. Ora che sono state rese note le motivazioni, il Sassuolo ha tempo fino al prossimo 6 novembre per presentare ulteriore ricorso al collegio di garanzia del CONI per il terzo grado, ma la decisione sembra a questo punto difficilmente ribaltabile. E dalla Serie A ci spostiamo alla Lega Pro per parlare del Teramo, che sabato tornerà al Bonolis dopo la sconfitta con il Venezia per affrontare l'Albino Leffe. Non ci sarà Carraro, in dubbio Jefferson per quanto riguarda la gara con i Lombardi. Noi abbiamo ascoltato, lo ha fatto ieri sera nella trasmissione Pro Teramo, il nostro Jacopo Forcella, il tecnico teramano Nofri, che parla di presente e anche di futuro. Federico Nofri si è rassegnato al fatto che l'obiettivo sia solo la salvezza quest'anno, oppure no? Noi non possiamo ragionare in funzione di quello che è l'obiettivo minimo. Dobbiamo essere realisti, valutare la classifica, prenderne atto e comunque sia pensare al presente. Noi in questo momento vedo intorno alla squadra del Teramo, scusate, permettetemi che lo dico, grande scetticismo e grande disfattismo. Io non la vedo così, non la vedo così, perché poi io ho le redini e sicuramente sono un po' anche presuntuoso e voglio essere positivo. Ci sono ancora tante partite, dobbiamo dimostrare alcuni valori. Io spero che il tempo ci possa dare, ci possa smentire anche il giudizio su qualche giocatore, poi su qualche altro giocatore rimarrà lo stesso, ma siamo in parecchi e sono convinto che dalla parte dei giocatori c'è grande motivo di rivalsa. Lo dobbiamo dimostrare, ci dobbiamo mettere grandissima partecipazione, grandissima passione. Carraro e Jefferson come stanno? Ma Carraro sicuramente dobbiamo aspettare, Jefferson spero di recuperarlo per sabato per averlo disponibile per poterlo utilizzare. Quindi Carraro non ci sarà? No. Ok, ci dicevano di Fratangelo, ci ha mai pensato questo ragazzo molto interessante delle giovanili del Teramo? Magari sì, Alessandro è un giocatore, è un giovane che sicuramente si sta allenando bene, partecipa, i giovani sono convinto che dobbiamo inserirli in un contesto in cui le cose vanno bene, perché poi rischiamo di bruciarli e rischiamo comunque sia di creare troppe aspettative. Dunque lui si sta allenando, se poi ci fosse la necessità di poterlo inserire io non ho nessun problema a far giocare i ragazzi giovani, questo è in dubbio. Dal calcio siamo al golf per parlare del torneo internazionale Alp Tour che si è tenuto a Miglianico con la vittoria del giovane reatino Stefano Pitoni. Non particolarmente fortunata invece la performance del professionista abruzzese del Miglianico Golf Club Luca D'Andrea Matteo, che parla così della 4 giorni di competizione. Lo ascoltiamo al microfono di Paolo Sinibaldi. Luca D'Andrea Matteo, il taglio l'ha passato, è già stato superato uno scoglio, poi com'è andata? Poteva andare sicuramente meglio, ieri ho perso qualche colpo di troppo, sono stato un pochino sfortunato sotto al punto di vista fisico perché non sono stato bene proprio fisicamente, il tempo è stato duro, comunque una settimana di stress. E sveglia prestissimo per 4 giorni, sempre verso le 5:30-6. Partivamo con la pioggia, usciva il sole. Terzo giorno purtroppo ho avuto la febbre e nel finale proprio ho un po' ceduto.
e purtroppo io sbaglio ancora molto, cioè la differenza per ora tra me e quelli che stanno su è che io perdo molti colpi, perché di birdie ne faccio abbastanza, sono soddisfatto, solo che perdo troppi bogey, perdo colpi che potrei tranquillamente non perdere e sbagliare di meno. Però un passo avanti rispetto ad esempio alla stagione passata, quindi Andrea Matteo che ci sta provando con tutte le sue forze ed è difficilissimo fare il golfista professionista. Sì, sì, è difficilissimo anche perché ti senti abbastanza da solo a scalare una montagna senza nessun appoggio da destra, da sinistra, è difficile, comunque questo è, cioè il golfista fa questo, quando parte va in giro si trova da solo, quando si gioca in campo sei da solo, questo è lo scoglio più grande da superare comunque. E siamo così giunti al termine della terza edizione del TG6, il prossimo appuntamento informativo domani come sempre alle 7 con Mattino 6. Per il momento è davvero tutto, grazie dalla nostra redazione, l'augurio di una serena notte.